Nel 1857 il mazziniano Carlo Pisacane tentò un'impresa: provocare un'insurrezione nel Regno delle Due Sicilie che rovesciasse il regime borbonico. Partito da Genova il 25 giugno con 24 volontari, dirottò verso Napoli un piroscafo di linea diretto a Tunisi. A Ponza liberò circa 300 detenuti e sbarcò a Sapri, dove pensava di trovare il favore popolare. Le cose andarono diversamente. I contadini non avevano alcuna conoscenza dei valori e dei fini del Risorgimento. Così, insieme ai gendarmi borbonici, si avventarono sui rivoluzionari, provocando un massacro e il fallimento dell'impresa. La spigolatrice di Sapri, di Luigi Mercantini. Erano 300, erano giovani e forti, e sono morti. Me ne andavo al mattino a spigolare, quando ho visto una barca in mezzo al mare. Era una barca che andava a vapore e alzava una bandiera tricolore. All'isola di Ponza si è fermata, è stata un poco e poi si è ritornata. Si è ritornata ed è venuta a terra, scese a collarmi e a noi non fece guerra. Erano 300, erano giovani e forti, e sono morti. Scese a collarmi e a noi non fece guerra, ma si inchinarono per baciar la terra. Ad uno li guardai nel viso, tutti avevano una lacrima e un sorriso. Li disser ladri uscite dalle tane, ma non portaron via nemmeno un pane. E li sentì mandare un solo grido: siamo venuti a morir per il nostro lido. Erano giovani e forti e sono morti. Con gli occhi azzurri e coi capelli d'oro, un giovine camminava innanzi a loro. Mi fece ardita e preso per la mano gli chiesi: dove vai, bel capitano? Guardommi e mi rispose: oh mia sorella, vado a morire per la mia patria bella. Io mi sentì tremare tutto il cuore. Ne potei dirgli: vi aiuti, signore. Erano 300, erano giovani e forti, e sono morti. Quel giorno mi scordai di spigolare, e dietro a loro mi misi ad andare. Due volte si scontrar con gli gendarmi, e l'una e l'altra gli spogliar dell'armi. Ma quando fur della certosa i muri, s'udirono a suonar trombe e tamburi, e tra il fumo, gli spari e le scintille, piombarono loro addosso più di 1000. Erano giovani e forti e sono morti. Erano 300 e non vollero fuggire. Parean 3000 e vollero morire. Ma vollero morire con il ferro in mano e avanti a loro correa sangue il piano. Finché pugnarvi Dio per lor piegai, ma un tratto venni men nem più guardai. Io non vedea più fra mezzo a loro quegli occhi azzurri e quei capelli d'oro. Erano 300, erano giovani e forti e sono morti. Dieci anni dopo, Giuseppe Lazzaro, uno dei dirigenti del Comitato Liberale Clandestino, commenterà con parole durissime la fine della spedizione, le uccisioni e le ferite fatte barbaramente all'uso dei cannibali. La parte maggiore in tali scene di sangue fu dovuta a gendarmi, alla guardia urbana e contadini. Tra questi, anche le donne si videro precipitarsi come belve inferocite su disbarcati, ad alcuno dei quali fu data la caccia su pei monti come a fiere e trucidato barbaramente. A quella popolazione, poco o nulla colta, fu dato di intendere che si trattasse di briganti, di ladri, di pirati che scendevano a rubare e a saccheggiare. Le arti più nefande da parte dell'autorità furono aggiunte al piombo e alla baionetta,
talché da quei valorosi si ebbe a lottare non solo contro le forze ordinate del governo, ma contro i pregiudizi e gli errori di tutta un'interna popolazione. In simili condizioni, i 300 di Sparta non avrebbero potuto difendere il passo delle Termopili.